Questo Orfeo approda al Teatro Alighieri di Ravenna dopo un lungo percorso molto accidentato. In realtà questo è un progetto che è nato al Festival di Spoleto. Allora il direttore Giorgio Ferrara aveva chiesto a me di mettere in scena questa versione di Orfeo Monteverdi nella però revisione di Luciano Berio. E questo era importante perché io di questa versione avevo fatto la regia al Maggio Musicale Fiorentino e era stato un grande successo, ma era una versione molto particolare. Berio aveva ampliato il discorso musicale, aveva introdotto molti strumenti e aveva pensato che fosse uno spettacolo da fare all'aperto, tant'è vero che noi l'avevamo fatto nel cortile di Palazzo Pitti a Firenze. Evidentemente l'idea di Ferrara era giusta perché a Spoleto avremmo rappresentato nella grande piazza del Duomo e quindi con a disposizione un grandissimo spazio che poteva includere tutta questa nuova serie di strumenti ed era entusiasmante immaginare questa grande piazza animata da questo straordinario suono. Non potemmo realizzarlo perché nel frattempo c'è stata la pandemia e questa operazione così imponente dal punto di vista proprio dell'organizzazione, della musica, non era più pensabile e quindi si è dovuto ripiegare su un'altra possibile soluzione. Ripiegare è una parola riduttiva perché in realtà io quando ho detto dobbiamo sostituire questo spettacolo con cos'altro? Restiamo sull'Orfeo di Monteverdi, ma facciamo nella versione originale, che è perfetta. E è a questo punto che entra nel gioco Ottavio D'Antone con l'Accademia Bizantina. Monteverdi ha vissuto in un'epoca di profondi cambiamenti da un punto di vista musicale. Uno di questi riguarda proprio il rapporto fra la musica e la parola. Dopo un'epoca in cui il contrappunto, la polifonia era diciamo, la forma più usata nella musica, si è sentita la necessità di sviluppare un discorso musicale molto legato alla parola e quindi con questa linea orizzontale, cioè una linea lasciata al canto, che cerca in tutti i modi di esprimere le passioni umane e le emozioni attraverso un ritmo che si avvicina anche al modo di parlare. E questo è recitar cantando, che dice tutto proprio nella sua definizione. Recitare usando i ritmi, le inflessioni della parola, ma con la musica. E questo mix di musica e di parola crea questo meraviglioso, questa meravigliosa forma, questo stile del recitar cantando. E Monteverdi, diciamo, possiamo dire che l'autore che forse lo ha espresso in maniera più forte e convincente ed emozionalmente molto rilevante. L'Orfeo è
in un certo senso la prima opera nel vero senso della parola. Prima dell'Orfeo c'erano stati altri composizioni, l'Euridice di Peri, di Caccini, altri, diciamo, esperimenti riguardo proprio alla nascita del melodramma. Ma diciamo che l'Orfeo è una specie di miracolo, perché già nel 1607, quindi quando è stato composto, l'Orfeo dà già un'idea e getta le basi per quello che sarà l'opera nei secoli a venire. Il miracolo è anche l'utilizzo e la capacità di dare alla musica e al testo una importanza, una rilevanza particolare in ogni dettaglio, ogni parola, ogni emozione, ogni situazione non è casuale, ma la musica la accompagna attraverso il ritmo anche del testo in maniera perfetta e miracolosa, come già in quest'epoca c'è tutto fila come se fosse teatro puro, con questa musica meravigliosa che sottolinea ogni passaggio e ogni inflessione. E nasce questo spettacolo, che ha una sua concisione, che ha una sua anche perfezione filologica, però nello stesso tempo è ricchissima di idee, ricchissima di espressione. Gli affetti sono portati al massimo del loro valore, e la collaborazione con Ottavio porta a fare uno spettacolo molto dinamico e molto particolare. Credo che da un punto di vista filologico la creazione di uno spettacolo comunque debba tenere presente delle situazioni oggettive, anche legate al luogo, per poter mettere in piedi questo teatro. Quindi trovo che la filologia non sia semplicemente l'uso degli strumenti antichi, ma è anche riuscire ad adattare, come si faceva anche all'epoca, uno spettacolo anche al luogo, allo spazio. In questo caso, Pierluigi Pizzi ha pensato all'orchestra come facente parte dello spettacolo, quindi nella scenografia che è sul palcoscenico è presente anche l'orchestra, invece che stare come si sta normalmente in buca, e l'orchestra interagisce con i cantanti si muovono a volte anche addirittura all'interno dell'orchestra. Questo comunque crea una situazione di interazione musicale fra i cantanti e gli strumenti che è molto bella e molto stimolante anche per i musicisti stessi, perché si trovano a fare musica molto a stretto contatto con i cantanti, che comunque girano poi attorno anche dietro l'orchestra. Si crede che la filologia sia rispettare il testo, cioè il testo scritto nella sua completa integrità, ma noi sappiamo che all'epoca si usava moltissimo tagliare, aggiustare, trasportare le tonalità a seconda dei cantanti, a seconda della situazione, a seconda del pubblico. Noi abbiamo scelto di concludere questo Orfeo, che normalmente finirebbe dopo la morte di Euridice con la discesa di Apollo dal cielo, che si porta poi nel cielo Orfeo. Abbiamo pensato di finirla dopo che Orfeo, disperato per la morte della sua amata, rifiuta nel futuro qualsiasi contatto e qualsiasi rapporto con il genere femminile, e quindi finisce in maniera diciamo tragica. La discesa di Apollo risponde a dei criteri anche dell'epoca, che legati anche a un lieto, in un certo senso un lieto fine, ma la favola di Orfeo nella sua originalità prevedeva che Orfeo fosse addirittura sbranato dalle baccanti dopo questa sua invettiva verso le donne. E noi invece abbiamo pensato di finire in maniera più moderna, ma nello stesso tempo rispettando il mito di Orfeo, con Orfeo che dopo il suo rifiuto se ne esce disperato dalla scena con una sinfonia tragica. È molto più
importante, interessante, vicino a noi, immaginare che alla fine di questo viaggio iniziatico, in cui Orfeo si confronta prima alla scoperta dell'amore, che scopre subito effimero, e il confronto drammatico con la morte, cosa rimane alla fine? Un uomo solo. E cosa lo aspetta? Non sappiamo, sappiamo che lui si avvia a un certo futuro, che è un po' il destino di tutti noi oggi.